invece di dare questi servizi a delle associazioni che tutto anno tranne che AfriQuest, solo per speculare i finanziamenti della regione. Signor Camerino, il sindaco aveva detto che se saliva il sindaco Sindaco Nigrelli. Nigrelli dava 150 posti di lavoro. Sì, in campagna elettorale siamo tutti bravi. Il sindaco aveva promesso 150 posti di lavoro, siamo già quasi un anno di legislatura, ma di questi 150 posti di lavoro neanche con il cannocchiale. Il sindaco Nigrelli vergognosamente si sta limitando ad attivare le stesse politiche che durano da molti anni, Ma cioè dei finanziamenti. dicono delle persone di Piazza Armerina che questo sindaco viene manovrato da altre persone. Ma vedi, dietro il sindaco Nigrelli, io innanzitutto voglio dire che è una persona onestissima, solo che secondo me è condizionato da chi c'ha, dalla sua stessa squadra, perché la squadra formata dal sindaco Nigrelli è una squadra formata sulla convenienza. Per esempio, prendiamo l'esempio della lista di Prima è assessore perché ha portato i voti durante il ballottaggio al sindaco Nigrelli. Nigrelli, che è una, ripeto e affermo, una persona onesta, si trova secondo me legata da questi quattro marpioni che ha in squadra che gli impediscono di muoversi, però io non posso giustificarlo, io anzi gli do la massima colpa a lui perché io mi ricordo che quando lui era assessore nella giunta, mi pare per l'Ardito, non mi ricordo quale giunta era, lui se ne andò sbattendo la porta, che era assessore. Invece ora che è sindaco, perché non fa il contrario? Li prende, li mette alla porta queste persone e dà un segno concreto di legalità, di giustizia a tutti i cittadini che stanno subendo le battagliate delle bollette, i disoccupati che sono disperati, che se tu vai davanti all'assessorato la mattina trovi quei morti di fame, senza offesa, davanti all'assessorato che parlano, il sindacato poi gli dice ma lo sapete, l'assessore mi ha detto che deve andare a Palermo a parlare. Però di concreto non c'è niente, sono solo parole. Io non credo che questa cosa possa durare a vita. Io penso che il malessere sta crescendo e quando questo malessere scoppierà la gente scenderà spontaneamente in piazza senza nessuna chiamata da qualche sindacalista di facciata. Scenderanno e saranno ordinati, auto-ordinati, loro stessi. Io sono fiducioso per questo. Signor Camerino, si è giunta voce da fonti sconosciute che hanno ritirato questa benedetta patente. Ma possono fare questo a suo carico? E beh, quando noi viviamo in uno stato di polizia, in uno stato corrotto, possono fare di tutto. Ti possono anche prendere con la scusa di un controllo, ti portano in caserma e ti fanno sparire. C'è anche pericolo di E questo. allora è andata a finire tipo mafia. Ma noi siamo governati in realtà dalla mafia istituzionalizzata. Ed è chiaro. Allora, io dovevo andare, il giorno dopo che mi hanno sequestrato la patente, dovevo andare a Enna a protestare contro un provvedimento nei miei confronti nella quale mi vengo designato come un personaggio pericoloso che crea pericolo. Invece io protesto pacificamente. Allora, la verità qual è? Io sono stato segnalato da organi in alto della provincia di Enna a fermare, cioè fermate a Camerino, toglietegli la macchina, toglietegli la patente, così Camerino non può più spostarsi, non può più viaggiare. Ma la cosa più grave è che la patente, io ci lavoro, io sono un autista, sono un autoferrotrampiere. A me ora ad aprile, per esempio, comincia il turno, ho 6 mesi di lavoro garantiti, dove io faccio le visite Allora, lei periodiche. può rischiare questi giorni di E io lavoro? chiedo il diritto per me e per gli altri, non solo mi viene negato, che vabbè io capisco mi viene negato, va bene, ma mi viene anche levato quel documento indispensabile che mi fa guadagnare quel pezzo di pane che io mangio tutti i giorni. Quindi poi abito in campagna e quindi sto viaggiando a piedi per andare a casa di sera tardi, ci metto un'ora ad arrivare in campagna, quindi io lascio valutare a chi è che sta ascoltando con qualche istituzione onesta che voglio intervenire, mi hanno levato la patente dicendo che io ero ubriaco. Io ubriaco non ero perché io non sono uno che beve, addirittura la rabbia più forte qual è? Che io, una persona che non beve, gli viene ritirata la patente denunciato che beve. È la cosa più schifosa che potevano fare perché
magari io bevo, se bevessi veramente, allora io dico vabbè, io in realtà bevo e me lo merito, ma io non bevo, mi viene levata la patente come uno che era in stato di ebbrezza. Io ho chiesto di andare all'ospedale a controllare se ero ubriaco o meno, e invece su questo c'era silenzio e compilavano il verbale. Una domanda semplice, signor Camerino, quando pensa di tornare in piazza sopra il tetto? Vabbè, io spero di non tornarci mai sul tetto, però se sarà necessario per richiamare l'attenzione di altre istituzioni, perché io voglio ricordare che ho scritto al prefetto di Enna 7 volte e non mi ha mai risposto. Io dico che quando uno fa una richiesta è cortesia rispondere, questa cortesia io non l'ho mai ricevuta, neanche da parte del, purtroppo devo dire, del Presidente della Repubblica. Signor Camerino, gli ho scritto almeno 14 volte al Presidente, forse credo che sia intervenuto in qualche modo, ma io non lo so, però spero che le istituzioni cominciano a farsi sentire concretamente, a intervenire per il contrasto proprio alla mafia, perché noi siamo governati purtroppo dalla mafia, e le cose lo sanno tutti, non abbiamo le prove per dimostrare che l'assessore è un mafioso, le prove noi non ce le abbiamo, però se loro vanno ad indagare, vanno a prendere tutte quelle denunce che stanno messi dentro il cassetto della procura perché gli ha presentati un morto di fame come me o un altro pezzente come voi due, allora le denunce vanno a finire nel cassetto. Signor Camerino, lei aspetterà i giorni di festa per protestare sui tetti, come l'anno scorso per la cavalcata? Ma l'anno scorso non è stato che noi aspettavamo la festa, è capitato che in quel momento il disagio era talmente alto, perché avevamo fatto per tanti anni proteste e hanno sempre rimosso le nostre proteste con la brutalità fascistoide, di comportamenti fascistoidi da parte di sindaci, istituzioni, e ci siamo trovati in quel momento in un contesto che era molto disagiato, e quindi siamo... Allora lei non ha organizzato tutto nella... No, noi non abbiamo... È venuto così, volontario, che sì, combaciava con la peste. Sì, però noi siamo stati rispettosi di tutto, non abbiamo creato allarmismo, non abbiamo minacciato di buttarci, non abbiamo lanciato tegole come tanti vogliono far credere e tutte queste cose. Noi siamo saliti così per richiamare l'attenzione delle altre istituzioni. Altri mondi non tornano i conti, altro che le riforme fiscali, nella cassa c'è solo cambiali e il condono la fa Berlusconi. Il condono per mafiosi evasori, cementieri e riciclatori, e la barca che sta per affondare, or non sanno più come salvare. Berlusconi oramai più non regge, con le false promesse la legge, fatta apposta per fare le intese, ed al fin noi paghiamo le spese.